XIV è re di Francia dal 1643 al 1715. Il suo è uno dei regni più duraturi della storia. Luigi diventa re ad appena 5 anni e durante la sua gioventù il regno è gestito dal primo ministro, il cardinale Mazzarino. Quando questi muore nel 1661, Luigi assume direttamente le redini del governo e dà vita al suo progetto assolutista, che è sintetizzato nell'espressione «Lo Stato sono io». Per realizzare questo progetto, Luigi centralizza l'amministrazione nelle sue mani, toglie potere ai nobili e ai parlamenti locali. La gestione delle finanze è affidata da Jean-Baptiste Colbert, che attua politiche mercantilistiche, ovvero fondate sul protezionismo e sullo stimolo della produzione interna. A livello religioso, Luigi perseguita le minoranze, come i calvinisti e i giansenisti, e con l'editto di Fontainebleau del 1685, impone a tutti i sudditi l'adesione alla religione cattolica. Il simbolo massimo del regno di Luigi è la costruzione della maestosa reggia di Versailles. Essa serve a celebrare la magnificenza della corte francese e diventa un grande centro di produzione culturale. Soprattutto, però, Versailles serve ad attirare la nobiltà alla corte di Luigi e tenerla sotto controllo. Nella vita quotidiana della reggia prende forma una rigorosa etichetta di corte che ruota tutto intorno all'osservazione e all'esaltazione di ogni gesto della famiglia reale. Anche per questo, Luigi viene detto il Re Sole, perché tutto ruota intorno a lui. Il rafforzamento della monarchia e dell'economia sono strumenti che Luigi vuole adottare come base di una espansione nel resto d'Europa per rendere la Francia la maggiore potenza continentale. Per questo motivo, Luigi dà vita alla costruzione di un grande esercito e impegna la nazione in una serie incessante di guerre. Alla fine, però, il suo progetto fallisce. Continue guerre gettano il regno sul lastrico e le altre potenze europee finiscono per allearsi per contrastare l'espansione francese. Con la pace di Rastatt del 1714, che chiude la guerra di successione spagnola iniziata più di 10 anni prima, Luigi è costretto ad accettare il principio di equilibrio fra le potenze europee. Con questo atto si chiude sostanzialmente il suo regno, che termina definitivamente l'anno successivo con la morte del monarca.